Maria Dabbo, Acque d'America, Giacca Bucca è l'editore, le fotografie sono appunto di Daria Dabbo, i testi di Alessandro Portelli, c'è un'introduzione di Ferdinando Cotugno, il tema è questo, interi stati americani si stanno riducendo a deserti inabitabili a causa della urbanizzazione spinta e quindi si sta perdendo, così questi stati, così come l'intero pianeta di fatto, stanno perdendo il bene più prezioso, l'acqua. E le fotografie di Daria Dabbo appunto, che sono scattate soprattutto in California, in Arizona, in Nevada e in altri stati, in Texas e in altri stati americani, riportano questa situazione non soltanto in termini di così documentaristici, ma anche in termini direi emotivi. Ed è di questo che vorremmo parlare questa sera con Daria Dabbo, che è nostra ospite. Buonasera. Buonasera a tutte e a tutti. Ah, come la sento bene, meno male. Oh, meno male, sono contenta. Dunque, dicevamo appunto, non si tratta soltanto di fotografare una situazione in maniera oggettiva, ma anche attraverso le sue fotografie si coglie quello che è un senso di apprensione in qualche maniera, no? Sì, assolutamente. Questo lavoro, questo progetto che poi è diventato un libro pubblicato da Yakabook, in realtà nasce dopo diversi viaggi svolti negli Stati Uniti. In particolare qui, in questo libro, ci troviamo nel West degli Stati Uniti. Durante un viaggio che mi aveva portato a percorrere la Route 66 per ricostruire, per andare sulle tracce della famiglia Jod del libro di furore di Steinbeck, quindi muovendomi dall'Oklahoma per arrivare fino in California, io mi sono attraversata a mezzi Stati Uniti in macchina e totalmente lontano dall'acqua, fino a quando a un certo punto sono arrivata in una piccolissima cittadina degli Stati Uniti dove passa il fiume Colorado e in quel punto si divide la California dall'Arizona. Arrivata in quel punto ho ragionato sulla parte di testo in cui viene citata quella cittadina, e quando la famiglia Jod arriva appunto sulle sponde del fiume Colorado e pensa di volersi fermare lì, perché lì c'è l'acqua. Io ci sono arrivata appunto per questo, per quando ho realizzato questo reportage sulle orme della famiglia Jod di furore di Steinbeck, e arrivando lì ho incontrato una persona, un uomo di origini messicane che era cresciuto, aveva trascorso tutta la sua vita a Los Angeles e che era lì e che stava pescando. Io mi sono avvicinata e gli ho fatto un po' di domande, e a un certo punto alla domanda che cosa mi ha detto che si era trasferito da Los Angeles e era andato a vivere a Needles, e io gli ho chiesto, perché comunque è una cittadina piccolissima, e gli ho chiesto come mai sei venuto fino a qui, e lui mi ha risposto: sono venuto a morire qui. L'ho trovata una frase molto che mi ha dato delle indicazioni ben precise su cosa poi avrei voluto fare successivamente, che è stato appunto quello di ricostruire un po', cercare di ricostruire, perché comunque ricordiamoci sempre che la fotografia non è il racconto della realtà, ma è un'interpretazione della realtà. E quindi ho cercato di ricostruire un racconto su quei luoghi in cui l'acqua, quei luoghi nel West degli Stati Uniti in cui l'acqua è poca. Poca, è destinata a diminuire sempre di più, in un contesto in cui se uno ha coscienza di questo rimane veramente stordito quando si trova in realtà totalmente antropizzate, come ad esempio la città di Las Vegas, ma anche la stessa Los Angeles. Poi magari racconterò anche della città di Los Angeles. Quando si arriva a Las Vegas, innanzitutto è interessante perché se tu ci arrivi con l'aereo sorvolando
tutta quella parte del West degli Stati Uniti, ci si rende conto che è deserto, e nel mezzo del deserto dall'alto si vede benissimo, ma anche poi quando si sta dentro, sorge una metropoli in continua espansione. Questo è un dato molto preoccupante, in continua espansione in un luogo in cui non dovrebbe esserci, non ci dovrebbe essere lì una città per di più realizzata per divertire i turisti di tutto il mondo. Certo. A proposito di acqua, le sue fotografie molto belle a colori, che tra l'altro sono rese anche graficamente molto bene su questo libro Acque d'America, in certi casi citano l'acqua, cioè nel senso l'acqua è presente, la vediamo, in certi casi l'acqua è citata attraverso la sua assenza, penso a quelle immagini di piscine vuote, per esempio, e in certi casi sembra ci sia l'attesa dell'acqua. Quando compaiono le persone sembra che stiano aspettando, come se l'acqua gli mancasse, in qualche maniera la stanno cercando, ecco. Beh, mi fa molto piacere questa lettura, perché è esattamente quello che ho cercato di sottolineare in questo racconto. L'acqua è un tema presente nella vita delle persone che vivono in questi posti. È un tema molto delicato. Adesso io sono tornata recentemente da un ultimo viaggio, il primo dopo 3 anni di stop forzato per la pandemia. Sono tornata negli Stati Uniti per realizzare un altro lavoro, sempre sull'acqua, ma con un focus molto più ristretto. E vorrei accennare di questo luogo in cui sono stata, che è la Owens Valley, proprio per raccontare questo senso di attesa, di delusione. Nella Owens Valley, che è una regione che fa parte è una regione orientale della California, che si trova tra le montagne della Sierra Nevada e le White Mountain, e si sviluppa lungo la Highway 395, e questo tratto di striscia di deserto è lungo circa un centinaio di chilometri. Questo territorio è molto importante per conoscere la storia di quella parte degli Stati Uniti, perché alla fine del 1800, nella seconda metà del 1800, i coloni bianchi e i soldati statunitensi furono attirati dall'attività mineraria di quella zona. Arrivando lì scacciarono le tribù indigene dei Paiute. Parlo dei Paiute perché è una tribù nativa originaria di quel che si è insediata anche in quel posto, e negli anni avevano costruito centinaia di chilometri quadrati di intricati sistemi di irrigazione. Alla fine del 1800 gli furono sottratti. All'inizio del 900 la vicina città di Los Angeles, che contava poche migliaia di abitanti, ma che era in espansione, intuisce, ovvero ossia il sindaco di Los Angeles, Fred Eaton, intuisce che il vicino bacino idrico della Owens Valley, dove scendeva a valle tutta l'acqua che scendeva dalla Sierra Nevada, sarebbe potuta diventare una risorsa eccezionale per la città, e quindi commissionò all'ingegnere olandese naturalizzato statunitense William Mulholland, che tutti noi forse conosciamo un po' per il film di David Lynch e un po' anche perché dà il nome a una delle strade più grandi di Los Angeles, l'edificazione di un acquedotto lungo 375 chilometri, che attualmente sfocia a nord di Los Angeles nella San Fernando Valley. Quindi Los Angeles si trasformò da polverosa cittadina di poche migliaia di abitanti in una metropoli gigantesca della metropoli di oggi. Quindi la gente che vive, soprattutto io ho avuto modo di ascoltare, intervistare tutte le persone che vivono lì, sentono che l'acqua gli è stata rubata, gli è stata sottratta. E questo crea uno stato di
di attesa, di frustrazione e anche di paura. Certo. Soprattutto, scusi se concludo, in considerazione anche del fatto che siamo di fronte a un periodo in cui stiamo assistendo a un cambiamento climatico che porterà solamente a un peggioramento della situazione. Certo, io le porto tra l'altro, Daria Dabbo, anche una testimonianza di un nostro ascoltatore che ha scritto al 335-5634-296. Ho appena visto un magnifico documentario sulle waterland e le migrazioni degli uccelli nel Museo della Natura a Denver. E il problema delle waterland e gli estates e le conseguenze sull'immigrazione di uccelli è incredibile, quindi pone un altro problema legato naturalmente alla questione sull'acqua. Volevo soffermarmi un attimo sui testi che accompagnano queste sue fotografie nel libro Acque d'America, i testi di Alessandro Portelli, che prendono in considerazione il tema dell'acqua a vari livelli, cioè il livello culturale, il livello politico, il livello economico. E questo mi sembra che sia un modo per accompagnare il suo ragionamento in immagini con un ragionamento basato evidentemente sulle parole. Sì, diciamo che io ho ritenuto che fosse decisamente importante, non perché le immagini da sole, d'altronde questo è il mio modo di, è il mio linguaggio per raccontare quello attraverso le immagini, ma un tema così denso, un tema così importante aveva bisogno, secondo me e secondo la casa editrice, di un accompagnamento scritto. L'operazione che ha fatto Alessandro Portelli è molto interessante perché accompagna appunto la lettura del libro attraverso tutta una serie di riferimenti alla letteratura americana, ma anche alla musica folk americana molto cara al professor Portelli. Sì, infatti ne parla in vari punti e tra l'altro prendendola in considerazione a vari livelli, insomma, di musicali, intendo dire. Insomma, sì, ecco, sì. Sì, il discorso molto interessante che fa è anche aver posto il testo al centro del libro, aveva un significato molto preciso, ossia iniziare con una lettura per immagini e in cui viene raccontato un luogo dove in teoria dovrebbe esserci l'acqua, dove l'acqua dovrebbe essere di tutti. E che cosa succede quando attraverso dighe, sbarramenti, acquedotti vengono antropizzati dei luoghi in cui non dovrebbe esserci tutta quella urbanizzazione? Che cosa succede? Succedono grandi catastrofi. Ci sono delle immagini che illustrano la diga di Hoover. La diga di Hoover approvvigiona elettricamente la città di Los Angeles. È uno dei luoghi più tenuti d'occhio negli ultimi tempi perché il livello dell'acqua della diga di Hoover si sta drammaticamente abbassando e quindi le immagini erano importanti, ma appunto il testo credo che abbia arricchito la lettura del libro. Sì, succede che l'acqua da elemento, per voler citare appunto Melville, da elemento repubblicano diventa un elemento di diseguaglianza in effetti poi alla fine. Sì, esattamente. C'è una testimonianza molto interessante di un anziano della tribù Paiute che si chiama Gerard Lewis, che in una intervista racconta, mentre si parlava dell'innalzamento del clima, il cambiamento climatico, e diceva che la terra continua a prosciugarsi, però lui dice che ogni volta che l'acqua, che la terra qui si asciuga, immagina che i bianchi
si potranno allontanare, ma noi, dice, noi non abbiamo nessun altro posto dove andare. Ecco, questo fa un po' capire, un po' la dimensione e fino a che considereremo l'acqua, un bene, di conquista che qualcuno appunto prende e un altro perde, non credo che si potrà mai avere un sistema equilibrato e sostenibile. Sì, volevo chiederle ancora una cosa, questa è una domanda che va naturalmente alla fotografa in via diretta, cioè il rapporto con la luce che c'è in queste immagini, che in certi momenti è veramente una luce, in altre foto no, ma in certe fotografie è una luce abbagliante, netta, è come se desse la sensazione ancora di più di questo senso così, di aridità, questo senso di urbanizzazione spinta dalla quale la natura viene in qualche maniera esclusa. Non so se questa è una mia, solo una mia sensazione oppure è anche naturalmente un suo obiettivo, ecco, diciamo. Sì, certamente, certamente la luce è spietata lì, è Ecco, feroce. spietata, sì, infatti, è giusto così. Sì, è feroce quando si manifesta in tutta la sua maestosità nei grandi spazi aperti degli Stati Uniti, come quelli del deserto, in cui cade appunto a delineare, a sottolineare le crepe di questi territori. Allo stesso modo, quando è anche quella luce durissima che crea quelle luci e quei contrasti fortissimi, da me molto rappresentati, ma non da me, da tutti i fotografi che si sono mossi sui territori degli Stati Uniti, perché diciamoci. La verità è che noi fotografi siamo molto attratti da questo tipo di territori perché hanno una luce Storicamente, incredibile storicamente, che è stata rappresentata nel cinema, nella fotografia, e quel tipo di luce così spietata sicuramente ha aiutato tantissimo la narrazione di un luogo in cui c'è un'urgenza di sopravvivenza, di ricerca, di attesa, di paura anche. evidente. Benissimo, grazie. Allora, grazie davvero a Daria Dabo per essere stata con noi. Io ricordo che il libro di cui abbiamo parlato è Acque d'America, Yakabook, fotografie di Daria Dabo, testi di Alessandro Portelli, con una introduzione di Ferdinando Cotugno. E noi ne abbiamo parlato appunto con la fotografa Daria Dabo, che ringrazio ancora per essere stata con noi. Grazie, Buonanotte. grazie, buonanotte, buonanotte.